Teatro Astra diventa un caso, opposizioni sul piede di guerra chiedono il coinvolgimento del Ministero. Clamoroso sciopero dei benzinai dimezzato dopo l'incontro con il Ministro, file ai distributori. Rischia la frenata il pacchetto per l'autonomia del Ministro Calderoli, Finco rilancia in Consiglio Veneto. Controlli negli alberghi, un ricercato arrestato a Bassano nell'ambito dei controlli della Questura. Ladri scatenati sotto le feste, i cittadini spaventati chiedono più controlli e telecamere. Torna a farsi vivo il lupo in altopiano, un esemplare filmato a Camporovere e torna anche la polemica. Vino pericoloso, grilli nel cibo e carne sintetica, l'europarlamentare Borchia in difesa del Made in Veneto. Gara per l'adozione del gattino abbandonato davanti al rifugio di Presina nell'Alta Padovana. Buonasera a tutti voi telespettatori, edizione serale di Bassano TG. Parliamo subito della tensione crescente a Bassano per il futuro del Teatro Astra. Le opposizioni insorgono e chiedono l'intervento del Ministero. Fatelo valutare, compratelo, espropriatelo, fatevelo regalare, ma insomma fate qualcosa. E questo in sintesi quello che le opposizioni cittadine chiedono a Elena Pavan sul Teatro Astra, dopo quella che a tutti è apparsa come una resa incondizionata da parte del sindaco durante il discorso del giorno di San Bassiano. Ma non tutti sono disposti a sventolare bandiera bianca sul Ponte Vecchio. Non ci si può arrendere, non è accettabile quello che abbiamo sentito a San Bassiano da parte della sindaca, una resa senza nemmeno cercare di aver combattuto, dopo aver fatto proclami per anni di una soluzione imminente, di essere arrivati come la nuova amministrazione che risolve tutti i problemi, anche sul Teatro Astra c'è una resa senza combattere. Le opposizioni, ma è quello che tanti bassanesi chiedevano da un pezzo all'amministrazione Pavan, pretendono che si riapra subito un dialogo con i proprietari dello stabile, passando magari da una moral suasion, ovvero una pressione sui privati nel nome della città, a un'azione più decisa che preveda il coinvolgimento di enti terzi. Noi non accettiamo questa resa senza combattere, crediamo che sia fondamentale coinvolgere nuovamente la proprietà, ma sia anche necessario coinvolgere il Ministero dei Beni Culturali, la Sovrintendenza, perché quel luogo è un luogo che ha un valore anche artistico ed è un luogo che è vincolato. Con loro bisogna iniziare a ragionare per cercare di riprendere in mano questa situazione e rendere il più presto possibile il Teatro Astra quello che è sempre stato per i bassanesi. Un richiamo nemmeno tanto velato all'articolo 95 del Codice dei Beni Culturali, nel quale si legge che i beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda a un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. Un percorso completamente diverso da quello visto finora, quindi, che apre a scenari ancora tutti da valutare. E non manca, comunque, la stoccata politica. Siamo disponibili a collaborare con la maggioranza, ma deve dimostrare questa sindaca di non arrendersi alle prime difficoltà. Invece, quando non si sono situazioni che sono già state risolte negli anni precedenti da parte di chi veniva prima e si trattava solo di tagliare i nastri, questa amministrazione stiamo vedendo che qualsiasi problema, qualsiasi difficoltà si incaglia o cerca un capro espiatorio. Parliamo ora dello sciopero di benzinai. A poche ore dall'inizio sono stati convocati dal governo i rappresentanti di categoria per un ultimo tavolo di confronto. E dopo la trattativa in extremis, Fibe Confesercenti decide per un solo giorno di stop a partire dalle 19 di questa sera. Valzer terminato, che lo sciopero abbia inizio, ma solo a metà. Almeno per i benzinai di Fibe Confesercenti, che chiuderanno i rubinetti delle loro stazioni per un solo giorno dalle 19 di questa sera. È servita solo in parte la convocazione in extremis da parte del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ultimo tentativo di dialogo da parte del governo con le tre organizzazioni dei gestori dei carburanti. Un incontro a metà strada, quello tra il governo e Fibe Confesercenti, in un sentiero ormai spinoso, cominciato lo scorso 15 gennaio, dopo l'approvazione da parte del governo Meloni del decreto trasparenza che prevede l'obbligo di esporre prezzi medi nazionali e di vendita dei carburanti nelle stazioni. La categoria deve far sentire la sua voce, quindi sicuramente c'è un'adesione abbastanza massiccia per quanto riguarda la presenza della chiusura degli impianti. Anche la cartolinistica come il prezzo viene data dalle compagnie petrolifere. Quindi qua rischiamo che il gestore possa prendere una sanzione se non si adegua alla cartolinistica, mentre sappiamo benissimo che la cartolinistica deve essere fornita dalle compagnie petrolifere.
In zona Cesarini il governo quindi ci ripensa, ma solo in parte. Riduzioni delle sanzioni e comunicazioni dei prezzi ogni 15 giorni, salvo variazioni. E a proposito di variazioni di prezzi, a preoccupare lo stop dell'Unione Europea alle importazioni del petrolio russo dal prossimo 5 febbraio. Anche questo sicuramente andrà a influire sul costo finale del petrolio, quindi anche molto probabilmente il carburante in Italia, come avevamo detto qualche settimana fa, subirà un aumento. Torniamo a ripetere che quello che chiediamo noi è una ristrutturazione della rete per ridurre determinati tipi di costi in modo che possa impattare sul prezzo finale. E abbiamo chiesto ad un gestore di una stazione nel Bassanese di raccontarci le motivazioni che hanno portato la categoria a questo sciopero. La questione principale è partita dal prezzo medio dopo due settimane fa che sono state proclamate l'aumento delle accise e tutto quanto. Il prezzo medio è una cosa importante per stabilire un attimo i distributori che tipi di prezzi possono avere, perché la concorrenza comunque c'è, il prezzo è diverso. La qualità anche, quindi vediamo di capire un attimo, dicono di mettere i cartelli all'esterno del prezzo medio, però fino adesso non abbiamo nessuna idea di come fare e cosa mettere all'esterno. Alcuni clienti però sono un po' arrabbiati. Posso capirli, però non devono arrabbiarsi con noi sicuramente. Il cliente, se si deve arrabbiare, no col gestore, perché il gestore, il prezzo è comunicato dal marchio della pompa e non è il gestore sicuramente che fa il prezzo, ma tra accise tutto quello che ci va dietro, il prezzo non lo facciamo noi. Dopo questo sciopero ce ne saranno altri? Vediamo cosa verrà fuori. Qua è un inizio, spero per non una guerra, però un inizio per un qualcosa, sperando risolutiva. E sullo sciopero dei benzinai abbiamo sentito anche l'opinione degli automobilisti ed ecco cosa ci hanno detto. Sta facendo l'ultimo rifornimento per queste 48 ore. No, solo che sono andato a prenderla dal meccanico e aveva poco gasolio e sono dovuto fare il pieno. Che cosa ne pensa di questo sciopero dei benzinai? Avranno delle ragioni anche loro. Che cosa ne pensa di questo sciopero? Fanno bene loro e fa male a chi deve girare. Cosa ne pensa di questo sciopero? Da che parte sta lei? Beh, io sto dalla parte che devono abbassare il prezzo, sicuramente, perché ormai diciamo che uno che è pensionato come me non è che fa tanta strada, ma ho lavorato fino a pochissimo tempo fa e so cosa vuol dire girare, insomma, cioè i costi sono diventati parecchio proibitivi oggi come oggi. Sarebbe giusto che togliessero un po' qualcosina, specialmente tutte queste accise che abbiamo in Italia, perché quelle sono veramente tremende. Questo sciopero ha incidenza sugli utenti? Non credo, anche perché gli scioperi si fanno tutto chiuso. Se uno sa che è aperto un'altra parte se ne frega e in qualche maniera va dall'altra parte. Da che parte sta? Dalla parte del governo o dalla parte dei benzinai? Vorrei costarsi 50 centesimi. Non è possibile, vero? No, credo, almeno se è vero quello che ci raccontano, che sia giusta la trasparenza, insomma. Anche perché un anno fa non superava nessuno, costava di più di adesso. Non so se ci hanno fatto caso. Siamo arrivati a 118 euro. Basta, non ce ne sta più perché è inutile insistere. Se fossero 68 sarebbe molto meglio. Con 50 euro potremmo andare a mangiare una pizza da qualche parte. Dopo la levata di scudi da parte di alcuni governatori delle regioni del sud sul pacchetto autonomista presentato dal ministro Calderoli, il Consiglio regionale del Veneto approva una risoluzione proposta dal vicepresidente Nicola Finco. Si torna a parlare di autonomia a Palazzo Ferrofini, dove è stata approvata una risoluzione presentata sull'argomento dal vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco. Sul tema dell'autonomia. Sono passati più di 5 anni, quasi 2000 giorni e ancora oggi vediamo qualche resistenza dall'apparato burocratico ma anche da qualche politico romano.
Finco, come tanti altri veneti, ha spesso sentito parlare di autonomia da tanti candidati alle recenti elezioni politiche e ora ha deciso di chiedere conto di quelle promesse perché non rimangano una volta di più solo annunci da campagna elettorale. Siccome in campagna elettorale tutti i leader di partito sono venuti a promettere ai veneti l'autonomia, oggi noi chiediamo i fatti. Ci vuole concretezza, ci vuole onestà, ma soprattutto ci vuole rispetto nei confronti della popolazione di questa regione che ha votato in massa il referendum per l'autonomia, che è una delle regioni che più produce e più dà questo paese e che ad oggi però ha ottenuto poche risposte. La risoluzione proposta da Finco arriva dopo la levata di scudi dei governatori di molte regioni del sud che hanno contestato duramente il pacchetto proposto dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. Se oggi l'Italia va a due velocità non è per colpa dell'autonomia, perché ad oggi non ce l'abbiamo, ma per colpa della mala gestione di certe regioni del Mezzogiorno. E forse il federalismo, l'autonomia come noi la intendiamo, sarebbe veramente la soluzione migliore per rimettere in sesto questo paese da nord a sud e dargli veramente quella spinta necessaria per guardare al futuro. Controlli nelle strutture alberghiere. Un ricercato è stato rintracciato e arrestato nell'ambito dei controlli interforze disposti sul territorio. Centro storico, parchi pubblici, esercizi del territorio bassanese al setaccio da parte delle forze dell'ordine nell'ambito del servizio interforze condotto dal commissariato di Bassano, dalla polizia locale con l'ausilio del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato sono state controllate le persone che hanno soggiornato nelle strutture alberghiere cittadine in occasione della fiera Vicenza Oro per verificare se tra queste vi fossero soggetti ricercati. È in questo contesto che un 47enne cittadino italiano residente in Germania, ricercato per truffa e maltrattamenti in famiglia e con a proprio carico precedenti per reati di varia natura, è stato arrestato e condotto in carcere a Vicenza. Dovrà scontare una pena definitiva a 2 mesi di reclusione. Nei confronti di un altro cittadino, un 52enne di Rosà, il questore ha disposto la revoca del porto d'armi in considerazione del verificarsi di episodi di natura conflittuale che si sono verificati in famiglia. Questi tra i provvedimenti del questore Paolo Sartori, che ha anche messo 3 fogli di via, 2 avvisi orali e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. E l'ondata dei furti in casa che fino a qualche settimana fa ha imperversato nel Bassanese tra Pianezze, Colceresa e Marostica lascia la scia di paura tra i residenti che corrono così ai ripari installando telecamere in casa e chiedendo anche maggiori controlli soprattutto durante la notte. Sono venuti anche a casa mia ma non ho... Io ho messo le telecamere ma... Non c'è niente da fare perché anche se li pigliano li muoiono il giorno dopo non cambia niente. Se non cambia la legge non c'è niente da fare. Adesso le telecamere penso aver risolto buona parte del furto, tentato furto, ecco. Penso che sia un ottimo sistema anche per dargli un indizio ai carabinieri o alle forze dell'ordine. Camere e maggior sicurezza, forze dell'ordine, ma insomma farebbero fatica a trovare tutto quanto. La paura esiste sempre, perché sempre di più adesso. Sempre allerta, noi siamo. Questo si protrae da tanto tempo, di sicurezza. Non c'è più sicurezza qua in Italia. Ma questo non è da attribuire alle forze dell'ordine, proprio la società che non funziona più. Quindi si fa fatica a trovare anche diciamo, i rimedi per una cosa del genere. Sì, abbiamo paura, infatti io tengo sempre la luce accesa anche di notte, perché sono già stati da me. In questo periodo? No, 2 anni fa, però una zona qua di Pianezze stanno facendo proprio... Anche gli abitanti tengono d'occhio, ci vorrebbe più... controlli, sì, ma i soldi sono pochi, vero? Sulla scarcerazione di Walter Onichini, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, esprime soddisfazione e lancia l'appello alle forze politiche. Dice bene la scarcerazione, adesso si lavori sul concetto di legittima difesa. Direi molto molto bene la scarcerazione di Walter Onichini. Ricordo che io sono andato a trovarlo al carcere di Venezia, sono andato a trovarlo in carcere a Padova e bene. Era ingiustamente detenuto perché la difesa è sempre legittima.
Esprime soddisfazione il consigliere regionale di Fratelli d'Italia per la scarcerazione di Walter Onichini all'indomani della decisione della magistratura di concedere l'affidamento in prova al macellaio di Legnaro che nel 2013 sparò al ladro che stava scappando da casa sua ferendolo. Abbiamo i ladri che sono a piede libero e lui che si è difeso a casa sua era in carcere. Allora accentiamo la sentenza di scarcerazione, ma adesso impegniamoci perché finiscano anche i domiciliari. Deve tornare assolutamente libero. E lancia l'appello a tutte le forze politiche affinché si cambi sia sul piano legislativo sia su quello culturale il concetto di legittima difesa. Dobbiamo cambiare le leggi, non è più possibile che si vada in carcere quando ci si difende. E torna a farsi vivo il lupo in altopiano, tornano roventi anche le polemiche sulla presenza dei selvatici nella montagna. I lupi tornano a far paura nell'altopiano dei 7 comuni. Circola in questi giorni un video che mostra quello che sembra essere a tutti gli effetti un lupo camminare nella neve a 2 passi dal centro abitato di Camporovere. L'animale è ripreso da lontano, ma il colore e il modo di muoversi sembrano proprio quelli di un selvatico piuttosto che di un cane domestico. In poche ore queste immagini hanno fatto il giro del comprensorio e quello del web, andandosi a sommare a tutte quelle che abbiamo pubblicato nel corso degli anni in corrispondenza di predazioni, assalti e sparizioni di animali domestici a causa dei lupi. Solo qualche giorno fa i rappresentanti di Malgari e allevatori erano andati a Roma per portare al Ministero dell'Agricoltura il grido di dolore del comparto che in Veneto e in molte altre regioni sta creando danni importanti. Nel frattempo l'esponente leghista altopianese Giorgio Tagliaro ha subito pubblicato un post sui social sottolineando come i bambini siano spaventati e come questa presenza preoccupi non poco gli abitanti. Tagliaro chiede catture e abbattimenti da parte di personale autorizzato e chiede anche quanto si dovrà aspettare prima che il problema venga preso in considerazione da chi di dovere. Domande che l'altopiano si pone da molto tempo, ma di risposte finora non ne sono arrivate. Cibo sintetico, farina di grilli e vino ritenuto pericoloso. Gli europarlamentari difendono il Made in Veneto. Sul tema dell'agroalimentare passi indietro non ne dobbiamo fare, anzi dobbiamo mantenere ferma la nostra posizione. Carne sintetica, salmoni artificiali, farina di grilli e ora pure il vino messo alla stregua delle sigarette in fatto di danni alla salute. Dall'Europa sembra arrivare un vero e proprio attacco alla tradizione enogastronomica veneta, ma sono sempre di più i politici che avvertono, di qui non si passa. Il nostro territorio è abituato a ben altro. Dopo, io dico sempre, allora, se da un lato è giusto non avere il prosciutto sugli occhi e valutare se ci siano anche delle nuove forme di consumo che possono essere congeniali al nostro territorio, valutiamo, però chiaramente se il futuro si chiama insetti, farine ricavate dalle larve, allora penso che stiamo bene esattamente come stiamo. Per fortuna i veneti sono abituati bene dalla tavola alla cantina, grazie a un paniere di eccellenze invidiato a livello mondiale e a una tradizione molto radicata. Altri paesi europei invece sono in posizioni un po' diverse da questo punto di vista. Nel nostro territorio siamo abituati bene, abbiamo eccellenze che derivano da saperi tramandati da generazioni. Il problema è che in altri paesi invece la situazione è diversa. Il fatto è che, come sempre in questi casi, bisogna mediare fra le esigenze di culture molto diverse fra loro. Ragionare e fare una media tra i desideri, le aspirazioni, gli interessi di 27 stati membri a volte fa sì che purtroppo a livello nazionale dobbiamo portarci a casa delle direttive o dei regolamenti che poi ci piacciono poco. E parliamo ora di una storia a lieto fine per un gattino che è stato salvato dai vigili del fuoco intervenuti in un'abitazione a San Drigo. Un gatto salito sul tetto è rimasto incastrato in fondo al condotto di una canna fumaria non utilizzata. È stato salvato dai vigili del fuoco ad accorgersene la proprietaria dell'appartamento che sentiva miagolare. Una volta arrivati i pompieri hanno aperto una parte della muratura individuando più sotto il gatto incastrato e sono riusciti a trarlo in salvo. Ora vediamo altre brevi notizie dal territorio. A Breganze il vento forte delle scorse ore ha creato qualche problema. Sono caduti alcuni rami sulle arterie minori che sono stati rimossi dai vigili del fuoco e dal personale del comune.
Il comune di Bassano seleziona 34 volontari tra i 18 e i 28 anni per 7 progetti di servizio civile universale. La presentazione dei progetti è in programma giovedì alle 17.30 nella Biblioteca Civica. Va in archivio per il momento l'emergenza neve sulla strada Cadorna, chiusa nelle scorse ore all'altezza del bivio per Cimagrappa a causa delle intense precipitazioni nevose. Va comunque prestata attenzione quando ci si muove in zona. E in tantissimi si sono offerti di adottare il gatto abbandonato davanti al rifugio San Francesco di Presina e dopo l'iter sanitario verrà deciso a chi affidare la bestiola. Da quando è apparsa la notizia che un gattino era stato abbandonato davanti al rifugio San Francesco di Presina, a Pezzola sul Brenta, accompagnato da una lettera in cui si chiedeva di prendersi cura di lui e una banconota da 50 euro per le necessità dell'animale, il telefono non ha mai smesso di suonare nella struttura dell'Alta Padovana. In molti si sono fatti avanti per adottare la bestiola abbandonata. Tra i messaggi ricevuti dai volontari, anche quello di una suora laica di Ferrara, che ha già con sé 14 gatti. Ora verrà ultimato l'iter sanitario prima di dare in adozione il gatto in base alla cronologia delle richieste e alla vicinanza territoriale. Prima serata con Focus, ospiti questa sera del nostro direttore Luigi Bacialli sono Pietro Bean, Monica Quinn, Alessandro Manera, Pietrangelo Pettenò, Rosa Poloni, Raffaele Speranzon e Giovanna Zucca. Siamo in chiusura di telegiornale, ricordo come sempre le previsioni del tempo di domani. Ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia. Buona serata.